Consorzio di tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia e di origine Italia, sulle nuove norme, sulla nuova norma tecnica slovena relativa alla produzione e commercializzazione di aceto balsamico, tra virgolette. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità che ben conosciamo. Avverto altresì che questa audizione sarà trasmessa sul canale web della Camera dei Deputati, se non vi sono obiezioni. Non le rilevo, quindi dispongo attivazione dell'impianto. Ringrazio ovviamente i nostri ospiti che invito subito a relazionarci. Partiamo in ordine di convocazione. Consorzio Tutela dell'Aceto Balsamico Modena, prego, le do la parola. Buongiorno, grazie Presidente, grazie a tutti. Sono Federico De Simoni, direttore del Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena IGP. Introdurrò io, poi lascerò la parola al nostro Presidente. Abbiamo già trasmesso un documento di sintesi, ma rilevo brevemente i fatti. Cosa stiamo parlando? A inizio anno la Slovenia ha presentato e ha pubblicato a livello nazionale una normativa tecnica in materia di produzione di aceti, nella quale ha inserito all'articolo 14, il quarto comma dell'articolo 14, una nuova tipologia di aceto non presente nella legislazione precedente e, come vedremo, in contrasto con le norme europee, utilizzando la denominazione per questo aceto balsamico. Il prodotto è identico da un punto di vista merceologico all'IGP aceto balsamico di Modena perché è fatto con mosto concentrato e aceto di vino. Quindi c'è perfetta uguaglianza tra i due prodotti e la denominazione viene utilizzata in maniera impropria in quanto in Europa e da nessuna parte del mondo aceto balsamico indica un metodo produttivo. Quindi è un'operazione molto creativa. Cos'è successo? Inviata questa norma tecnica, come prevede la normativa europea, alla Commissione, il governo italiano il 3 aprile ha presentato un parere circostanziato opponendosi alla pubblicazione di questa norma. Nelle more del silenzio della Commissione che non si è espressa, la procedura si è chiusa e al 31 luglio la normativa slovena è entrata in vigore. Attualmente sono già presenti sugli scaffali della distribuzione in Slovenia prodotti denominati aceto balsamico, in cui, anche se vengono commercializzati solo in Slovenia, viene utilizzata anche la denominazione in italiano, quindi sloveno ed italiano. Stiamo parlando, ecco, quindi di un attacco a un settore che è fatto da tre prodotti: aceto balsamico di Modena IGP, aceto balsamico tradizionale di Modena DOP e, come poi sentirete dopo, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. E il comparto complessivo vale più circa 1 miliardo e 200 milioni di euro al consumo. L'export è superiore al 90, si attesta da ormai vari anni al 92%. Quindi stiamo parlando di un comparto che per l'Italia e per l'Europa ha un'importanza rilevante e che sì, ma poi non anticipo questo, si pone all'interno dello scenario economico di tutti i prodotti DOP IGP che occupa un'importanza rilevante come asset strategico per l'Italia. Se questa normativa slovena non dovesse essere bloccata, e se questa tipologia di attivazione, che è evidentemente rivolta a girare le tutele previste dal sistema comunitario per i prodotti DOP IGP, dovesse estendersi ad altri paesi, questo mercato da 1 miliardo e 200 milioni verrebbe bruciato. Noi stimiamo una perdita tra il 60 e il 70%. Quindi sostanzialmente la chiusura del mercato estero per quanto riguarda l'aceto balsamico di Modena e di Reggio Emilia. Questo perché? Perché la Slovenia, in base a questa legge, non solo può produrre, ma può commercializzare in tutto il mondo legittimamente il proprio aceto balsamico, a meno che questa legge non venga cambiata. Ora passo velocemente ai problemi giuridici. Che problemi giuridici pone? Ecco, abbiamo già analizzato questa cosa anche con l'Avvocatura dello Stato che ci ha dato un riscontro positivo. Abbiamo rilevato che questa legge si pone in contrasto con il regolamento 1169 del 2011 in materia di etichettatura. Quindi parliamo di regolamenti europei. Con il regolamento 1151 del 2012 che tutela le DOP e le IGP.
con le norme tecniche di produzione degli aceti, è prevista una norma CENI 1 del 2000, la 131-88, che prevede dei principi applicati in tutti i paesi europei, anche peraltro nella legge slovena, salvo che in quell'articolo. E queste violazioni di regolamenti europei in materia di etichettatura, in materia di tutela del consumatore, in materia di tutela della proprietà intellettuale, si sostanziano in violazioni dirette di vari articoli del testo unico, del testo del trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Vengono violati, e ripeto, l'Avvocatura dello Stato ci ha dato conferma, articolo 43, 118, 114 e 169 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Quindi si tratta da una parte di un problema economico e sociale enorme, dall'altra parte di un problema strategico di tutela delle doppie delle IP, di un sistema che stiamo cercando di esportare in tutto il mondo e che rischia di essere bypassato in Europa, e in fondo, alla fine, non per ultimo ovviamente, di tutelare le norme che regolano la convivenza all'interno dell'Unione Europea. Ecco, la violazione diretta di questi articoli del trattato giustifica pienamente un'azione di infrazione che l'Italia oggi potrebbe fare direttamente nei confronti della Slovenia, partendo sulla base dell'articolo 259 sempre del trattato di funzionamento dell'Unione. Quindi questo come comparti, quello che abbiamo chiesto al Ministero, abbiamo chiesto direttamente alla Presidenza del Consiglio, e su cui stiamo aspettando una presa di posizione. Oggi ci sono anche voci, rumors, di cui non sappiamo di più, che la Commissione Europea sta chiedendo alla Slovenia dei cambiamenti. Non siamo stati coinvolti, questo è pericoloso anche perché i cambiamenti che vengono chiesti potrebbero non essere adeguati, quindi anche su questo aspetto sarebbe importante un monitoraggio che noi da soli non riusciamo a fare, quindi per cui chiediamo aiuto e sostegno a tutti gli operatori che possono darci questo aiuto. Questa è l'introduzione, poi sono a disposizione per le domande. Lascio la parola al Presidente Mariangela Grosoli. La passo io, prego Presidente. Buongiorno e innanzitutto grazie per questa opportunità e per questo invito. Io vorrei fare, diciamo, andare dietro a quelli che sono i dati che ha appena esposto il Direttore. Stiamo cercando di proteggere e di salvare un comparto che è tutti quei numeri che avete sentito, ma che soprattutto è un patrimonio del nostro territorio. È un prodotto che negli anni 80 nessuno conosceva e che i nostri primi imprenditori, i nostri artigiani hanno portato fuori, generando sul territorio e anche più allargandoci anche per l'Italia un comparto che oggi rappresenta appunto oltre 1 milione al consumo. Dietro questo comparto c'è la storia delle famiglie di Modena, che è la storia di un territorio e anche il saper fare, l'essere riusciti a trasformare qualcosa che veniva dalle tradizioni di famiglia e in qualcosa che rappresenta veramente un punto importante del nostro territorio. Noi all'inizio vi ho detto pochi piccoli artigiani modenesi. Nel tempo, negli anni 90, sono venuti imprenditori italiani a investire da fuori territorio. Noi oggi abbiamo l'interesse di imprenditori europei che stanno investendo nelle nostre aziende. Quindi c'è questo dietro anche questo attacco, il pericolo che vada perso tutto questo patrimonio. In più vi dico, sinceramente, io ho vissuto fin dall'inizio tutta la storia del riconoscimento a questi nostri tre prodotti della protezione europea. E veramente rimaniamo interdetti vedendo che le regole che ci siamo dati tutti insieme per valorizzare queste produzioni regionali e provinciali e che ci siamo impegnati a proteggere, le nostre ma anche quelle degli altri paesi, vengano oggi scavalcate con questi sistemi, con questa, permettetemi, furbizia, cercando, ecco, questo è anche un punto veramente che ci lascia molto sconcertati, la
così l'incuria e il fatto di non rispettare le regole che ci siamo dati. All'interno di questo io dico sempre che noi siamo il progetto pilota, perché a partire dal nostro prodotto, se questo non viene arginato, se non si è veloci a contrastare e a prendere misure, anche se vogliamo, pesanti nei confronti della Slovenia da parte del nostro Stato, rischiamo che questo sia la prima falla per, diciamo, distruggere e minare tutto il sistema delle denominazioni e delle indicazioni geografiche. Grazie. Grazie a lei, darei la parola a questo punto al Consorzio di tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, prego. Niente, noi Origine? Ah, prego. direi che ci allineiamo completamente a quello che ha appena Si detto presenta per favore, perché Marcello Colli. sul monitor c'è solo Marcello. Marcello Colli, il presidente dell'aceto balsamico tradizionale Reggio Emilia. Ci allineiamo a quanto detto in questo momento dalla presidentessa dell'aceto tradizionale, dell'aceto balsamico di Modena, IGP. E pensiamo che sia veramente importante in questo momento proteggere le nostre DOP, IGP, i nostri prodotti del territorio per evitare appunto che cose di questo tipo vadano poi a minare anche tutti gli altri prodotti appunto del territorio italiano. Quindi pensiamo che sia un punto fondamentale, un momento fondamentale questo della protezione di questo prodotto unico al mondo che appunto rappresenta anche il nostro paese. Grazie. Grazie a lei. Per origine chi interviene? Presidente Baldrighi, lei? Interviene Baldrighi, sì. Non lo sentiamo, Sì, forse. Cesare, non ti sentiamo. Cesare, Ciao, non ti adesso mi sentiamo. sentite? Sì. Vai. Beh, innanzitutto grazie dell'opportunità, della disponibilità ad ascoltare e a approfondire il tema. Restando su tutto quello che riguarda l'aceto balsamico è stato illustrato nei particolari e tecnicamente in modo molto preciso dal dottor De Simone, dalla Presidente Grosoli, da chi mi ha preceduto. Io vorrei sottolineare il tema di carattere più generale perché ciò che sta avvenendo oggi per l'aceto balsamico non è un episodio isolato. L'altro argomento di oggi sul tavolo è quello che riguarda il Prosecco, un'altra denominazione. Situazioni di questo genere periodicamente si ripresentano e si succedono e una si va di seguito all'altra. Direi che qui si tratta di prendere una posizione che riguarda l'intero comparto agroalimentare delle DOP e delle IGP di tutto il nostro territorio nazionale. Si tratta di difendere un principio e un criterio che la Comunità Economica Europea ha fortemente voluto, che ha portato risultati importantissimi per lo sviluppo delle economie, per la tutela dei territori. E se lasciamo passare che si possano impunemente in qualche modo imitare le nostre denominazioni, facciamo cadere tutto un sistema economico che ha portato un risultato rilevante non solo sul territorio nazionale nostro, ma per tutta la comunità europea. Quindi io credo che questa azione sia un'azione che non soltanto doverosa, ma che deve essere presidiata giorno per giorno, minuto per minuto, dalle nostre istituzioni nei confronti delle istituzioni comunitarie, cioè quelle che devono realmente prendere una posizione. Si tratta di difendere e di mantenere solidità su un principio di carattere generale che riguarda una fetta rilevantissima di tutto il nostro settore agroalimentare, che sta diventando che è il settore manufatturiero più importante del nostro paese. Io volevo semplicemente sottolineare questo criterio di carattere generale, l'aspetto e il principio che sta dietro l'azione e ciò che sta avvenendo oggi nei confronti dell'aceto balsamico. Grazie, Grazie, Gallinella. condivido con voi le preoccupazioni. Ovviamente il Made in Italy è sempre sotto attacco, se vogliamo, commerciale, ovviamente da chi vuole usare il nostro nome, la nostra tradizione, ovviamente commercialmente, però l'Unione Europea si è dotata di una disciplina ex officio per la difesa delle denominazioni,
e su questo il nostro paese, anche questa commissione, per quanto potrà fare, sicuramente non abbasserà la guardia. Ha chiesto di intervenire la collega Incerti, a cui do subito la parola. Prego. Sì, la ringrazio Presidente. Naturalmente un ringraziamento agli auditi intervenuti questa mattina. Credo che sia molto importante ovviamente sottolineare l'importanza di questo comparto, sia dal punto di vista economico, ma credo proprio come salvaguardia non solo di DOP IGP, ma come salvaguardia di un sapere di questo prodotto, di un valore, di una tradizione del saper fare e della qualità di questo prodotto che nessuna contraffazione potrà mai davvero offuscare. E quindi è importante che siano state ribadite, noi credo che sia da parte del governo, sia da parte di questa commissione, ci sia stato l'impegno e ci sarà l'impegno massimo proprio per salvaguardare in tutte le forme, il governo già intervenuto e attraverso tutte le istituzioni, quindi partendo da quelle europee, affinché si continui a garantire una specificità e il sostegno massimo alle nostre produzioni DOP IGP per le ragioni appunto che sono state dette. Tra l'altro credo che insomma, oltre al comparto, come dicevo prima, c'è proprio una tradizione, proprio anche in queste ultime settimane sono state aperte tra l'altro a cura di questi consorzi di tutela o comunque di associazioni a CETAE dalle istituzioni stesse, questo proprio per tramandare un sapere di grande importanza. E quindi, come dire, da parte nostra ci sarà il massimo impegno a sostenere questa posizione. E volevo fare, coglievo l'occasione per fare una domanda, ma che serve proprio anche ad avere maggiori informazioni proprio per poter difendere al meglio in tutte le occasioni, e riguarda il fatto, se mi possono un po' spiegare, come la denominazione però aceto e balsamico, quindi staccate, sono due definizioni diciamo non specifiche, nel senso che abbiamo avuto anche altre occasioni di pronunciamenti, penso a una sentenza della Corte di Giustizia Europea di qualche anno fa che di fatto interveniva sostenendo che c'era la possibilità di usare questo termine balsamico perché è generico. Quindi volevo capire da questo punto di vista appunto la loro posizione, se è corretto questo, ma anche e soprattutto per poter avere ulteriori modalità per difendere appunto questo prodotto. Grazie. Zanichelli, poi lasciamo la parola agli auditi per le eventuali risposte. Sì, grazie Presidente. Anch'io mi associo al Presidente e ai miei colleghi, la collega Incerti. Per i ringraziamenti per la vostra presenza qui. Dalla mia esperienza posso dire che se c'è una cosa che unisce il Parlamento al di là dei gruppi è proprio la tutela dell'italianità dei prodotti, di cui l'aceto balsamico è uno di questi, fanno grande il nostro paese nel mondo. Ed è nostro preciso dovere difenderli in tutte le sedi, perché questo vuol dire difendere il nostro paese, difendere non solo la produzione ma tutta l'immagine dell'Italia, e che sulla tavola vede uno dei propri principali esempi. Quindi confermo la disponibilità non solo da Emiliano e Reggiano per la difesa di questo prodotto, ma anche per fare quanto possibile per far sì che anche il governo si spenda in questo senso. Quello che chiedo è però una delucidazione riguardo ai criteri di produzione dell'aceto balsamico. Sono, da quanto ho capito, due o tre consorzi tra aceto IGP e aceto tradizionale di Reggio e Modena. I disciplinari, da quanto ho visto, sono diversi fra loro, e quello che volevo chiedere è se la definizione di una quota di produzione da uve del territorio, oltre che ovviamente anche
sostenere la produzione locale di uve, possa anche, quindi la definizione di un disciplinare, non dico più stringente, ma più preciso riguardo la produzione appunto di uve, di prodotto che poi possono finire a creare l'aceto balsamico, non possa essere utile nella difesa anche in sede comunitaria del prodotto. Nel senso, se a un certo punto sappiamo che l'aceto balsamico è prodotto con una quota al di sotto della quale non si può andare di uve emiliane, di uve italiane, o addirittura se esclusivamente, precisamente, ovviamente una parte di uve di Modena e Reggio, ecco, oltre che sostenere le cantine del territorio, possono anche dare una mano nelle argomentazioni a tutela del prodotto in sede comunitaria. Ecco, questo secondo me è un aspetto che potrebbe essere utile. Detto questo, in ogni caso la tutela del prodotto deve rimanere, perché l'aceto balsamico è un prodotto italiano. Grazie. Grazie. Golinelli. Buongiorno e grazie agli auditi, grazie anche per gli spunti che sono arrivati. Io volevo fare un ragionamento che è poi quello che mi ha anche portato in parte a sbagliare su gli avvenimenti che ci sono stati. Collega Golinelli, abbiamo problemi con l'audio, provi a stare più vicino al microfono. I pilastri del pacchetto qualità del regolamento 1151 dell'Unione Europea, c'è la tutela. Collega Golinelli, mi sente? La sentiamo male, non so se può avvicinarsi al microfono, perché se no è un problema. Del pacchetto qualità del regolamento 1151 c'è la tutela dei marchi. Aspetti. Se no la recuperiamo, passiamo la parola alla collega Fiorini. Mi sentite adesso? Sentite? Vai. Sentite? Sì, meglio. Presidente? Bene. Volevo fare un ragionamento, che è quello che da sempre l'Unione Europea col pacchetto qualità ha avuto una fortissima tutela dei marchi, ed è quello che è avvenuto quando si sono utilizzati i nomi Parmesan o che richiamavano il grana padano. Adesso in Brasile c'era Padanito. E l'Unione Europea su questo principio qua ha sempre tutelato il marchio che veniva copiato, ed è sempre stato uno dei capisaldi del pacchetto qualità e del regolamento 1151. Quello che è avvenuto sull'aceto balsamico è un gravissimo precedente, e io stesso pensavo che quando c'è stata questa operazione da parte della Slovenia ci fosse un intervento forte da parte dell'Unione Europea, perché così è sempre stato, cioè all'interno dei prodotti tutelati non si è mai potuto utilizzare un nome che evocasse un prodotto già tutelato come un IGP o una DOP. E invece nel caso dell'aceto balsamico si è usato totalmente quello che è un nome vincolato a un procedimento produttivo e a un marchio garantito da parte dell'Unione Europea, e l'Unione Europea in questo caso qua è stata totalmente assente. Il problema grosso credo che sia da affrontare proprio a livello europeo, che ha fatto mancare un caposaldo del pacchetto qualità del regolamento 1151 e ha di fatto tradito uno dei suoi capisaldi riguardo ai marchi di qualità, ai prodotti di qualità. Grazie. Bene, grazie. Collega Fiorini, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, ringrazio tutti gli auditi, perché è fondamentale tenere alta l'attenzione di questo importante problema che ci vede tutti quanti in prima linea. Ringrazio anche il gruppo della Lega in Commissione Agricoltura, che mi permette sempre di poter anche portare avanti le istanze del territorio, essendo deputata reggiana e modenese e quindi emiliana. E devo dire che voglio ribadire un concetto principale, il concetto della difesa proprio di quello che sono i nostri prodotti tipici, i nostri prodotti che rappresentano il Made in Italy. Avete detto giustamente, come avete ribadito anche voi giustamente, questo prodotto è un prodotto che non rappresenta solamente
una filiera importante dal punto di vista anche economico per il nostro paese, per il nostro territorio, ma rappresenta la cultura, la tradizione, il saper fare, le eccellenze che noi dobbiamo a tutti i costi tutelare. Con il sottosegretario Centinaio ci siamo mossi immediatamente, stiamo continuando a monitorare la situazione anche sia all'interno del governo naturalmente che nelle sedi istituzionali come queste, e convengo con voi che questo è come se fosse una sorta di cavallo di Troia per cercare di entrare dentro quello che sono le nostre eccellenze italiane, perché è il nostro, diciamo, valore aggiunto che portiamo all'estero. Ecco, dal punto di vista sia economico ma anche turistico e di attrazione nel nostro paese, è giusto essere uniti per veramente rilanciare al mittente tutto quello che è stato fatto, è stato detto, e per tutelare sempre di più quello che noi rappresentiamo per tutti i nostri settori dell'agroalimentare e naturalmente delle industriali del nostro territorio. Quindi ci vede attenti, seri e soprattutto sul pezzo, e vogliamo naturalmente essere sempre accanto a voi per cercare di dare delle risposte il più brevi possibile, il più concrete possibile, perché la politica deve fare questo, deve essere accanto a chi naturalmente crea posti di lavoro e crea un valore aggiunto per tutti quanti. Grazie. Grazie, non ci sono altri interventi, quindi mi segnalano che alcune risposte le può dare il dottor Mazzetti, che vedo collegato. Prego. Attivi l'audio, poi ovviamente se anche gli altri vogliono intervenire basta che me lo segnalino. Non la sentiamo. No. Il microfono è attivato oppure è il problema? Il microfono è attivato, vi sentite? Ora la sentiamo, ora è attivato. Vai. Bene, grazie, scusate. Cesare Mazzetti, consigliere del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Ovviamente mi allineo a tutto quanto è stato detto finora dagli altri due consorzi, in risposta anche ad alcune osservazioni che sono state fatte, alcune domande che sono state fatte poc'anzi. Posso dire che la produzione delle due DOP avviene non solo per materie prime, ma anche per produzione e invecchiamento completamente nella zona d'origine. E quindi si tratta tutto di uve di Modena oppure di Reggio Emilia, mentre invece per l'aceto balsamico di Modena la produzione avviene prevalentemente con uve e materie prime italiane. Il mosto tutto integralmente, l'aceto di vino in qualche caso può avere piccole dosi dall'estero, ma normalmente è tutta una produzione italiana. Quello che mi premeva sottolineare qui poi per la parte invece giuridica della Corte di Giustizia forse conviene che parli ancora il direttore del Consorzio Aceto Balsamico di Modena, perché è stato il consorzio interessato. Però per quello che mi premeva sottolineare è che l'articolo 24 del regolamento 1151 prevede che gli Stati membri provvedano affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati. Ora, quello che ha fatto la Slovenia è esattamente questo, ha varato una norma nazionale per un prodotto che è praticamente fatto ugualmente all'aceto balsamico di Modena come ingredienti, come utilizzi, come presentazione, o ai due aceti balsamici tradizionali, ingenerando una grande confusione. Ho letto recentemente che nel Prosek la Slovenia sta cercando di difendersi dicendo che il prodotto non ingenera confusione perché è un vino diverso. In questo caso non si può sostenere questa parte. I due prodotti vogliono essere simili, cioè voglio dire, la Slovenia sta cercando di fare una copia del nostro prodotto, una brutta copia devo dire, perché non ha alcun limite di composizione, non vi è alcun invecchiamento, per cui si tratta veramente di una copia economica e non controllata, con una norma nazionale che proprio tesa a generare confusione. Quindi questo mi sembra molto importante da sottolineare in tutte le sedi, perché è un nostro vero cavallo di battaglia, è quello sul quale ci possiamo basare, perché la norma tecnica con la quale hanno aggirato la protezione del 1151 cozza proprio con il regolamento 1151.
che prescrive la necessità che gli stati membri non facciano confusione con le denominazioni, e questa è veramente una confusione al 100%. Credo che questo sia importante, perché i tre consorzi da anni si stanno battendo contro le copie e le imitazioni, e finora tutte queste copie di imitazioni sono fatte più o meno illegittimamente in contrasto con quelle che sono le norme dell'evocazione e dell'imitazione. Qui si è voluto addirittura istituzionalizzarla con una norma. Grazie. Dottor De Simoni, prego. Sì, è importante riprendere la prima domanda, perché è la più complessa, cerco di rispondere in maniera semplice e breve, poi semmai approfondimenti in una sede differente. Dunque, c'è stata a fine 2019 questa sentenza della Corte di Giustizia su un caso partito dalla Germania. E cosa ha detto la Corte di Giustizia? Non ha detto che i termini aceto e balsamico sono due termini generici, che vuol dire che non ha detto che possono essere liberamente utilizzati. Mai è usata nella sentenza questa parola, nonostante in molti articoli sia stata tradotto così. La Corte ha detto che sono due termini comuni, cioè che fanno parte del vocabolario. Come tutti sappiamo, aceto è un tipo di prodotto, balsamico è un aggettivo che descrive delle caratteristiche organolettiche, comunemente usato per esempio nelle caramelle legate a sentori di menta e di eucalipto. Questo ha detto, e quindi che nelle loro accezioni di aceto come prodotto e regolamentato da norme tecniche e balsamico come aggettivo definito dai vocabolari, questi possono essere utilizzati. Ecco, non ha detto che l'utilizzo non è un'evocazione, ha semplicemente detto che essendo nomi comuni non hanno da soli una tutela come quella dell'IGP nel suo complesso. Ovviamente questo è scontato, ma questa era la domanda che i giudici tedeschi hanno posto alla Corte di Giustizia, e la risposta è stata questa. Però la Corte, e questo poi ne hanno preso atto i giudici tedeschi, la Corte di Cassazione tedesca, non ha assolutamente detto che l'uso di questi non può essere evocativo, tanto più che poi la Corte di Cassazione tedesca ha annullato la sentenza d'appello che noi stavamo contrastando, chiedendo che venisse fatta un'analisi puntuale per valutare l'evocazione. Quindi questo vuol dire che l'utilizzo delle parole aceto e balsamico possono essere evocative da una parte, dall'altra parte possono essere usati in maniera confusoria o addirittura ingannevole per il consumatore. E questo anche è un'ipotesi evidentemente che la Corte di Giustizia non esclude, perché poi gli articoli sono altri. E questo è il caso di quello che sta facendo la Slovenia. Cioè la Slovenia cerca di far dire, come qualcuno scrive negli articoli, che aceto e balsamico è un metodo produttivo per descrivere un prodotto fatto con aceto di vino e mosto. Questo non l'ha detto nessuno, anzi la Corte ha detto il contrario. Ha detto che sono due termini che hanno due significati e che non è certo quello. La Slovenia sta cercando di trasformare, utilizzare questi due termini per fare una categoria di prodotto che oggi in Europa non esiste, cioè aceto balsamico uguale aceto più mosto, non esiste. L'hanno introdotta proprio in una legge per crearla e per evitare che un giudice poi possa dire a posteriore che questa è un'evocazione o è ingannevole. È ovvio, se lo metti in una legge sarà legittima, ma con questa operazione si toglie anche la competenza ai giudici di valutare sia la tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche e sia la tutela dei consumatori. Quindi, tra l'altro, fa questa operazione la Slovenia applicando a tutta l'altra parte della normativa i criteri europei, sulla base della quale un aceto deve essere sempre descritto solo ed esclusivamente come aceto di uva, aceto di mele, aceto di pere. E se si aggiunge un'aromatizzazione, le norme europee dicono, puoi scrivere aceto di vino aromatizzato al, aceto di mele aromatizzato al. Questi criteri sono tutti inseriti nella norma slovena, che pone solo un'eccezione, solo una, che è per questa nuova categoria che viene definito aceto balsamico, in cui non si descrive la materia prima, non si dice aceto di, ma perché quel prodotto non è un aceto. Quindi, prima cosa, viene usata illegittimamente la parola aceto in quel caso, e la si vorrebbe mettere in un'eccezione nuova. La seconda questione è che poi usano un aggettivo balsamico per un prodotto che non ha
né da un punto di vista organolettico né da un punto di vista chimico-analitico nessuna caratteristica che possa essere ricondotta all'aggettivo balsamico. Ecco. Quindi questo è il contesto e chiudo dicendo non inganni che gli aceti, tre aceti balsamici usano questa espressione aceto e balsamico, pur non essendo aceti e pur non essendo balsamici, perché nelle tre denominazioni e i prodotti, avete capito, sono diversi, quindi non può designare un metodo produttivo l'aceto balsamico, perché individua tre prodotti che tra di loro sono diversi, hanno materie prime diverse, sentori organolettici differenti. Perché? Perché aceto balsamico è dal 1700 che viene utilizzato come un metodo tradizionale per quei prodotti che poi nella storia sono diventati tradizionali da una parte e IGP dall'altra. Quindi le due parole aceto balsamico nei tre prodotti di denominazione sono un'espressione storico-tradizionale, per nulla descrittiva. L'operazione che si vuol fare è dire bene, allora noi facciamo finta che è un metodo di produrre, diciamo che tutti gli aceti che hanno il mosto si chiamano aceti balsamici e creiamo una nuova categoria di prodotto. Così nessun giudice ci potrà dire che sono evocativi, nessun giudice ci potrà dire che ledono i diritti del consumatore. Questa è l'operazione e il contesto interpretativo della sentenza della Corte. Grazie. Grazie anche della spiegazione. L'ultimo intervento che registro, Rosati, prego. Sì, grazie Presidente, grazie anche all'onorevole Fiorini che ha seguito molto da vicino il caso. Io volevo riportare il tema su un tema politico che credo interessi molto la Commissione. Noi assistiamo sul mondo delle indicazioni geografiche a una distonia evidente che si applica quasi tutti i giorni, cioè c'è una volontà politica del legislatore molto chiara sulla tutela, sulla promozione e sulla valorizzazione delle indicazioni geografiche. Poi assistiamo abbastanza frequentemente, questi due casi sono abbastanza noti, quelli del Prosek e quelli dell'aceto balsamico, dove c'è la parte dirigenziale dell'Unione Europea che applica in maniera, diciamo, diversa da quella della volontà del legislatore. E poi abbiamo quella della Corte di Giustizia, che anche ultimamente ha fatto una serie di sentenze che vanno a favore del tema delle indicazioni geografiche, cioè a favore di quelle che sono le imitazioni, il famoso Italian sounding, che spesso e volentieri avviene. Le due sentenze, quello dello Champagne ultimo e quello del caso Manceco, sono abbastanza evidenti. Quindi io credo che dobbiamo mettere il fuoco su questa roba, cioè la volontà politica sta sopra alla volontà dei dirigenti che applicano in qualche modo in maniera distorta le leggi, sono molto chiare sulle indicazioni geografiche. Questa cosa la stiamo assistendo anche nella riforma del sistema delle G che è in discussione ora a Bruxelles, dove la parte politica e i decisori e i portatori di interesse, cioè il mondo dei consorzi di tutela, ha, diciamo, di fatto detto che la strategia politica è quella di continuare su questi temi, sullo sviluppo rurale, e la proposta della direzione della DG Agri è molto diversa. Quindi non capiamo dal punto di vista veramente operativo come mai ci sono i dirigenti della DG Agri e degli altri uffici che operano in maniera distorta e secondo me anche in conflitto spesso e volentieri con la volontà politica. E questo credo sia il caso a livello europeo, che la volontà politica conti molto di più degli uffici della DG Agri. Grazie. Bene, ringrazio gli auditi e del materiale che ci è stato inviato, che magari a seguito di questa audizione invieranno ulteriormente, e dichiaro conclusa questa audizione.